Commozione, profonda fede che si rinnova, un momento tanto atteso. Con le chiese che dopo 2 mesi hanno riaperto alle celebrazioni pubbliche, sempre rispettando le distanze di sicurezza, puntando alla sanificazione dei locali e all'uso dei dispositivi di sicurezza. A Lanciano l'arcivescovo Emidio Cipollone ha voluto celebrare la messa in contrada Villa Stanazzo con la comunità tutta stretta attorno all'evento presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Piccola parrocchia dal profondo significato. Volontari all'ingresso scandiscono le entrate, indicano i percorsi, le distanze all'interno e sulle panche. I fedeli con la mascherina si commuovono ritrovandosi ad abitare la casa del Signore, cantando, pregando. Nell'occasione si è festeggiato il volto santo, l'effigie del Cristo raccolta in una teca, un simbolo di rinascita. Nulla come il volto rappresenta la persona, e quindi ripartire con il volto di Gesù che ci sorride, con i suoi occhi che ci guardano, con il suo sorriso che ci accoglie, credo che sia la cosa più bella come Chiesa, l'augurio più bello come Chiesa per poter ripartire. Come avete potuto vedere, la parrocchia si è data da fare, ha organizzato tutto per bene con i segnaposto, sia per quanto riguarda il sedersi, sia per quanto riguarda l'andare alla comunione. Le uscite sono diversificate, c'è il gel disinfettante all'ingresso, ci sono i volontari, il parroco con il suo consiglio ha preparato tutto per bene, quindi ringraziando il Signore vogliamo proprio ripartire. Dopo 12 settimane la sensazione è quella di ritornare alla vita vera, ricca di gesti, di incontri, di sguardi. Le acque santiere restano ancora asciutte, il segno di pace dovrà ancora attendere. Comunque un passo in avanti di meravigliosa speranza. Il parroco, padre Giovi. E quanta gioia c'è da parte dei fedeli? È sicuramente grande gioia, come dice il cardinale Bassetti, è il momento di cantare il Te Deum.